Diamo il buongiorno, lo ringraziamo per la disponibilità, gli rubiamo veramente pochi minuti a mister Walter Zenga. Buongiorno. Buongiorno a voi, per Buongiorno. me è già mattina inoltrata. Ecco, un paio di ore di differenza, giusto? Avanti. Sì, siamo 2 ore avanti. Ecco. Perché, insomma, tra i tanti campioni che abbiamo avuto in diretta, a noi batte il cuore. Io diciamo, Beh, abbiamo questa 42 galleria. e 41 anni, non siamo tifosi dell'Inter, No. però, insomma, siamo cresciuti con lei. Però in questa galleria di campioni non poteva mancare chi ci ha accompagnato, no? Anche Grazie, però in questa fase. facciamo una cosa, diamoci del tu che è meglio, E perché saltiamo. no, siamo troppo È formali. un piacere, Walter, perché insomma, Walter Zenga ha fatto da apripista, da precursore per quella che poi è diventata, potremmo quasi dire una tendenza, per non dire una moda, no? Quella degli allenatori all'estero. Qual è stato il primo motivo che ti ha indotto praticamente a fare queste esperienze che poi sono importanti da ogni punto di vista, umano oltre che professionale, quello di Ma allenare fuori? il primissimo motivo di diventare allenatore è stato quando giocavo alla Sampdoria e mi sono rotti i legamenti crociati al ginocchio, c'era Sven Goran Eriksson allenatore, quindi ho cominciato a seguire la squadra da un punto di vista differente, cioè da vedere dalla parte dell'allenatore. Mi ero messo con Sven, gli avevo chiesto delle cose e da quel momento lì mi era venuta la voglia di cominciare a fare allenatore. Poi sono andato negli Stati Uniti e lì è stato naturale. E tra parentesi, ho iniziato facendo il giocatore allenatore, quindi una situazione molto complicata, perché fare giocatore allenatore è difficilissimo. Infatti con me c'era Nano Galderisi Sì, che mi dava una mano. come no, quella esperienza cominciò a, New England Revolution. ecco, cominciò a forgiarti, no, Walter? Sì. Quando era praticamente l'inizio di un percorso che poi ti avrebbe portato a conoscere realtà tra le più disparate al mondo, proprio dei nuovi confini, perché il calcio ha cominciato quel suo percorso di globalizzazione, No, di ma anche fatto. perché io ho giocato tantissimi anni all'Inter, che ho fatto 22 anni tra, come si dice, tra settore giovanile e prima squadra. Non volevo, tra parentesi, arrivare a, non a elemosinare, ma comunque a trovarmi un lavoro nel quale non mi identificavo. Quindi ho scelto la mia strada e sono andato per conto mio. Sono andato negli Stati Uniti, poi sono andato in Romania, poi ho girato un po' il mondo, dalla Turchia, l'Arabia Saudita, l'Inghilterra, Serbia. Ebbè, divertente. Guarda, ti dico una cosa, ed è anche simpatica. Quando ero ragazzino si giocava a Risiko, no? Sì. Sai, quel gioco da tavola che era bellissimo, perché una volta ci si trovava tutti insieme, si facevano le serate in questa maniera qua. E a me capitava sempre con l'accidenti di carta, devi conquistare 24 territori con due carte. E quindi forse mi era stata quella botta lì, allora sono in giro. Ha preso quello slancio lì, insomma, ecco, sì. Com'è il Sì. calcio italiano da lontano, Walter? Allora, ti dico una cosa. Anni fa il calcio italiano era seguitissimo, perché quando ero negli Stati Uniti, con la differenza di fuso orario, magari c'erano delle partite, se eri dalla parte della California, le guardavi alle 5 del mattino. C'erano cose e c'era gente che si riuniva. Sono stato in Cina 20 giorni fa e per guardare una partita i miei amici mi hanno portato in un pub dove c'erano chiaramente i video e tutto. Però prima di Sampdoria Juventus c'era Middlesbrough Manchester United e il pub era pieno. Vedi, Appena finito a Middlesbrough Manchester United il pub si è svuotato. si è Si è svuotato svuotato. perché seguono molto di più il calcio inglese, seguono molto di più queste situazioni qua, il calcio spagnolo, il derby. L'Italia ha perso un po' di cose, ma adesso col fatto che Suning ha preso l'Inter, che cominciano a mettere le partite a una certa ora, un po' più, diciamo, stanno seguendo un po' il modello inglese, no? Che giocano un po' anche a svariati orari per favorire il mercato Certo, asiatico, certo. sicuramente il calcio italiano tornerà a essere seguito. Tornerà ad avere quantomeno quell'appeal, perché abbiamo perso tanti campioni, però una cosa di buono è successo, Walter, quest'anno, comunque nell'ultimo biennio, che diversi ragazzi, diversi giovani hanno trovato finalmente, anche perché, voglio dire, le società si sono impoverite, indubbiamente dal punto di vista economico, hanno trovato il modo per segnalarsi, quindi i giovani del Milan, dell'Atalanta, senza fare poi il lungo elenco, l'Udinese lo fa con gli stranieri, ma da una vita. Cioè, alcuni esempi, diciamo così, virtuosi ci lasciano ben sperare anche per la nazionale, del futuro nazionale che verrà.
Sì, ma hai detto giustamente, finalmente i giovani giocano, perché a mio avviso se uno è bravo lo devi far giocare, sia che abbia 18 anni o che ne abbia 34. Il problema fondamentale è che nel mio percorso italiano anch'io ho fatto ho avuto delle situazioni di giocatori giovani che sono stati messi in campo senza problemi, senza fare nomi, ma uno su tutti Sirigu, tanto per sì, citarne uno. Poi anche a Catania e alla Sampdoria, addirittura alla Sampdoria abbiamo giocato con dei giocatori di 18 anni, anche se uno era portoghese, uno era slovacco, Ivan, e l'altro era portoghese Pereira, ma come vedi adesso per esempio i giocatori giovani li mettono dentro. Per stare in ambito europeo, guarda un po' quello che succede in Champions League, in Europa League, basta che guardi la squadra dell'Anderlecht, basta che guardi Rashford al Manchester United, basta che guardi il Monaco che incontrerà la Juve, o il Celta Vigo che ha un attaccante di 19 anni favoloso. Cioè, i giocatori giovani vanno messi dentro. Poi per l'Italia tanto di guadagnato, ma soprattutto tanto di guadagnato per Ventura. Però attenzione, ti dico una cosa, guarda anche quelli che hanno 34 anni tipo Borriello, sì, 15 gol in campionato, e secondo me bisogna tenerli in considerazione. Quell'usato sicuro, quelli non tradiscono mai, Borriello. Sì, esatto. Dobbiamo veramente massimo un paio di minuti ancora, e ovviamente la domanda sui portieri te la facciamo, perché di Donnarumma si è detto praticamente tutto. E è lui quello che sembrava potessero essere tanti altri, che poi negli ultimi 10-15 anni ci hanno provato, da Leali a tanti altri ragazzi che non sono arrivati mai a diventare, ecco, il nuovo Walter Zenga, il nuovo Peruzzi, il nuovo Pagliuca. Insomma, il ricambio generazionale è un po' tardato a mostrarsi. Con Donnarumma l'Italia si è sistemata per i prossimi 15 anni? No, allora, no, il problema è che prima, a mio modo di vedere, senza nulla togliere ai portieri attuali, c'erano più portieri di un livello superiore, tipo se vai a vederti i Galli, i Tancredi, io, Tacconi, poi c'era il povero Passagli, poi c'era Landucci che adesso fa il secondo, c'erano un po' di portieri di un certo livello in tutte le squadre. Adesso Buffon li ha ammazzati praticamente tutti. Sì, è vero, è vero. Cioè, con grande simpatia, cioè, è assolutamente una leggenda, uno da imitare, uno da prendere. Buffon, a mio modo di vedere, sarebbe da portare nelle scuole per far vedere come si fa una carriera, come si fa ad arrivare a 40 anni. Però, attenzione, oggi non c'è solo Donnarumma, che merito del Milan, di Mihajlovic, ma ti dico, Abate, che era l'altro portiere dell'Inter con me, che è il padre di Ignazio, che gioca nel Milan, che fa l'allenatore del Milan. Sì. Me ne parlò di Donnarumma ancora prima che Donnarumma esordisse in Serie A, perché loro vennero a fare un torneo qua a Dubai con Brocchi e me ne parlò. Ma stavo dicendo, Donnarumma, non solo Donnarumma, c'è Meret, c'è Scuffè, adesso Perin è un attimo uscito dal giro perché si è fatto male, Sirigu ha trovato questa sfortunata situazione al Paris Saint-Germain, che Paris Saint-Germain preferisce un portiere che a mio avviso non è sicuramente superiore a Sirigu. Ci sono tantissimi giocatori giovani, Cragno, che ha fatto un'altra stagione in Serie B importante. Se vai a vedere l'età media dei portieri, Brignoli, che è andato a Perugia, Bollini, ce ne sono, capito? Bravo. Sì, sì, e sì. C'è l'imbarazzo della scelta, c'è lo stesso Gollini che è tornato, Bollini. C'è Sportiello che è andato alla Fiorentina, cioè ci sono tanti giocatori giovani in porta che stanno crescendo veramente con grande personalità. E attenzione, perché non è facile giocare in porta, soprattutto in Serie A. Io quando esordì in Serie A avevo 23 anni ed ero uno dei più giovani portieri che ha esordito in una grande squadra negli anni 80, e ti assicuro che l'impatto è stato difficile. Fu difficile, poi però quelli erano i tempi veramente della meraviglia della Serie A, con i campioni più grandi, con le personalità oltre alla maglia, che aveva un suo peso, un suo blasone. Sicuramente, Walter, le curiosità sarebbero infinite, però noi ti facciamo un'ultima domanda. Chiaro, sull'Inter è una cosa al volo, sulle prospettive dobbiamo chiedertele anche su Totti. Tu terminavi la carriera quando Totti partiva, no? E ne parlavamo. Io ho una foto con Totti. Ho una foto con Totti
della finale, lo so che a Francesco questa cosa qua gli dà un po' fastidio, della finale di Coppa UEFA all'Olimpico, e lui faceva raccattapalle. C'è rimasta, sì, perché lui stava a Bordo Campo, c'ho quella foto, c'ho quella foto a casa proprio mentre io sto giocando e lui è di fianco ed è carino, cioè per me mica tanto, perché vuol dire che un po' vecchiotto, ma fa niente. No? Ho capito, però lì iniziava una parabola di un campione straordinario. Che ti senti di dire su queste sue ultime, quelle che potrebbero essere le sue ultime settimane da calciatore, essendo scadenza? Che idea ti sei fatto? Insomma, ecco. Lui, a mio modo di vedere, lui deve vivere le cose che si sente realmente di fare. Se uno si sente di continuare, continua. Se lui si sente di chiudere qua, è giusto che lo faccia, ma lo può sapere solo lui. Quando arrivi all'età dei 40, come Totti, come Buffon, come questa gente qua, i consigli te li dai da solo davanti allo specchio. Sai tu quello che devi fare, perché ormai hai raggiunto un'età talmente tanto importante che sai quello che devi fare, come farlo e come ragionare. Quindi senza bisogno che nessuno stia lì a dirti, a consigliarti più di tanto, a indirizzarti. Ti salutiamo dicendo che tu sei stato uno degli ultimi in una squadra di club ad aver vinto la Coppa UEFA. Abbiamo tra l'altro trovato una foto meravigliosa quando facevi da testimonial per Sega Mega Drive, per i videogiochi del 91. 90, una cosa meravigliosa tra le altre cose. Juventus a parte, che può andare in finale anche quest'anno, ma occhio comunque al Monaco. Ecco, l'italiano non vince una Coppa UEFA in Europa League dal 99, era il Parma in Russia. Che fanno? Si snobbano le coppe qua in Italia? Qual è il problema? Che impedisce di giocare anche due partite a settimana? Perché forse il problema è quello. No, il fatto di giocare tre partite a settimana non è assolutamente questo, perché nella mia esperienza di 4 mesi in Inghilterra mi ha insegnato tanto, perché per esempio in Championship giochi sabato, martedì, sabato, sì, a un ritmo infernale. Ho i dati delle partite che abbiamo giocato, le squadre corrono delle cifre pazzesche in totale, fanno sprint, si allenano. Il problema è sempre l'intensità di concentrazione che si riesce a mantenere ad alti livelli. E in questo caso, per esempio, la Juventus è di grande insegnamento per tutti. Grandi campioni che riescono a mantenere un'intensità di concentrazione e di prestazione talmente tanto elevata per lunghi periodi che sono da prendere come esempio. Il problema non è mai la stanchezza fisica. Non ci confondiamo col fatto perché un ragazzo di 25 anni gioca 3 partite in una settimana. Non scherziamo. Il problema nasce proprio da questo, dal fatto che non si riesce a mantenere un'intensità di concentrazione elevata per lunghi periodi. E qui la differenza la fanno i campioni. La fanno sicuramente la fanno i campioni. E la fanno soprattutto quelle persone che sanno gestirsi nella vita in maniera oculata. In questo Max Allegri, che è stato mio compagno di squadra a Padova e che sono contento straordinariamente per lui, perché quando un mio amico fa qualcosa di importante io sono felice e non sono invidioso, che è differente molto, perché in Italia ci si ha la cultura del far sì che le cose vadano male invece che ammirare le persone che fanno le cose belle. E Max in questo è bravissimo, perché gestisce alla grande proprio questa intensità di attenzione e di concentrazione. Quindi la differenza è lì. Io ho allenato delle squadre all'est europeo. All'est europeo mi ricordo che quando con la Steaua di Bucarest, o col Valencia, o con la Stella Rossa. Stella Rossa, quando venimmo a Belgrado 11 anni fa, 12 anni fa con la Roma, sì, e come no? Quindi l'intensità con cui quelle squadre affrontano l'Europa League, perché sanno che hanno tutto da guadagnare, un contratto, un nuovo soldi per proseguire la stagione, il fatto di poter mettersi in mostra, fa la differenza. Certo, Walter, lì a Belgrado c'era un clima, mamma mia, mi ricordo quella sera lì veramente ti dovevi far venire lo slancio, altrimenti cioè non potevi battere la fiacca perché c'era un'atmosfera bella. Poi se non sbaglio andò in vantaggio la Roma 1-0. Sì, poi rigore facile, sbagliato da Cassano, sì, era quella volta lì. Ma io avevo una grande squadra, cioè, facevo l'allenatore, però avevo dei giocatori che dovevi solo fargli capire determinate cose e poi andavano da soli. Veramente una bella squadra. Un allenatore ha una grande squadra, se non fa dei disastri, se non è proprio un disastro, la squadra va avanti. Da qualche parte ci sono sempre i giocatori. Quello senz'altro. Walter, l'ultimissima in 10 secondi, sì, te lo promettiamo. Chiudi gli occhi e la tua Inter, mi permetto di dire ancora tua, sì, pensando di non sbagliare. Ci mancherebbe. Chiudi gli occhi e la vedi dove in un prossimo futuro e con chi sulla panchina?
in panchina assolutamente con Stefano Pioli, perché l'Inter ha bisogno di continuità. E nella continuità ci metterei anche a rinforzare la squadra nei punti giusti dove merita di essere rinforzata. Però Stefano merita di iniziare la stagione, di continuarla, perché è vero che nell'ultimo mese le cose non sono andate come ci saremmo immaginati noi tifosi dell'Inter, perché adesso parlo da tifosi, sì. Però se ogni volta che c'è una situazione negativa si cambia, non si arriva mai da nessuna parte. La domanda è: la società ha fiducia in Pioli? Sì, allora prosegue con Pioli, ed è giusto che prosegua con Pioli, come è giusto che hanno rinnovato il contratto a Piero Ausilio, perché comunque come ha lavorato Piero Ausilio in questi anni è veramente difficile riuscire a mettere insieme delle cose, è veramente difficile riuscire a coesistere con un fair play finanziario che non sia da non sforare, da stare attenti. Poi sono i giocatori che vanno in campo, e in questo caso qua i giocatori devono prendersi la responsabilità, anche se non è facile veramente giocare a San Siro, perché è un ambiente particolare, perché la maglia, perché il pallone diventa pesante, tante piccole cose, ci vuole una grande personalità, e la grande personalità, a mio modo di vedere, poi finisco, si ottiene solo ed esclusivamente con la continuità, con la continuità di lavorare con lo stesso gruppo, con le stesse persone, e di rinforzare la rosa nella maniera adeguata senza fare stravolgimenti. Ho finito. E noi peccato, detto che peccato. Esatto, detto che buttiamo il numero perché t'abbiamo inseguito, l'abbiamo massacrato, ecco. Però non poteva mancare, semplicemente ti ringraziamo, è stata davvero una meraviglia parlare di calcio, era un grande momento davvero. Grazie a voi e buon weekend a tutti. Grazie, buon weekend a Walter Zenga.